Vuelta 2017, i velocisti. Ci si avvicina alla grande partenza della Vuelta da un mese dopo aver analizzato chi sarà tra i favoriti, chi tra gli outsiders, è giunto il momento di guardare chi potrà alzare le braccia al cielo nelle tappe che si concluderanno in volata. I fenomeni del mestiere, come spesso accade nella Vuelta di Spagna, non saranno presenti e prepareranno il mondiale tramite le classiche di fine stagione, quindi nella penisola iberica sarà il momento dei giovani e di chi solitamente è relegato a lavori di gregariato. Il tedesco è il grande nome presente in questa Vuelta ed è anche il corridore con più vittorie all'attivo nella corsa spagnola che prenderà il via da Nimes. I 10 successi ottenuti tra il 2012 ed il 2015 ne fanno un habitué della corsa iberica, ma quest'anno De Gennkolb ha alzato la braccia al cielo solo una volta, a Dubai, mentre al Tour de France si è dovuto accontentare delle posizioni più basse del podio. In Spagna dovrebbe essere lui il velocista di riferimento, anche se altri potrebbero fare la sorpresa. L'italiano è il secondo uomo d'esperienza di questa Vuelta e sarà il capitano unico per le volate dell'UAE Team Emirates. Modolo in carriera ha vinto 2 tappe al Giro d'Italia e questa sarà la sua prima volta alla Vuelta di Spagna e pur senza avere un treno di livello dovrà essere in grado di vincere almeno una tappa, considerando soprattutto il livello degli avversari. In una squadra con 3 uomini di classifica, il danese risulta essere l'unico uomo per le volate con il fido Juul Jensen pronto a lanciarlo. Lo scorso anno il velocista dell'Auriga Scott ha vinto 2 volate alla Vuelta, entrambe sul finire della corsa, sintomo di un'ottima resistenza alle tappe di montagna, parecchie in questa edizione. Se lo scorso anno era la sorpresa, quest'anno Kort Nielsen è chiamato alla conferma. L'inglese sarà l'uomo di punta dell'Aqua Blue Sport, una delle VID card scelte da ASO per partecipare alla Vuelta. Blythe non è uno da grandi vittorie, l'ultima risale a 3 anni fa alla Ride London, ma nell'ultimo anno sembra aver ritrovato il colpo di pedale perso negli anni spesi in World Tour. Magari non arriverà la vittoria di tappa, ma un piazzamento di prestigio è sicuramente alla sua portata. Lo stesso discorso fatto per l'inglese vale anche per il belga della Lotto Soudal. Il 27enne belga è sicuramente un nome più di spicco rispetto al collega britannico, ma non è un corridore da volate classiche, prediligendo quelle con un finale in ascesa, motivo per cui potrebbe togliersi qualche soddisfazione in questa edizione della Vuelta.